Visto che Enrico ha ricordato Rugantino, non si può dimenticare il vero protagonista di Rugantino, che è il pilastro. Il pilastro, la colonna. Come ci abbiamo dice. Avuto anche un mastro titta in comune. Stupendo. Aldo Fabrizi. Ciao Aldo! Ciao Aldo! Sta là, c'è sta. C'è, sta là. Sì, figura se non c'è. Ma c'è, come no? Sicuramente sta in cucina, sicuramente la faccia sta a guardare. Si è distratto un momento perché sta a cucinare sicuramente chissà che diciamo sì. Che bordo che qui mi si scoce tutto perché poi naturalmente anche lui è attratto dai ricordi, non l'abbiamo citato, siccome lo amiamo moltissimo vorremmo allora dedicare qualcosa a questo grande attore che c'è stato grande maestro di professionismo, un vero professionista. Pensa che in due anni di Rugantino lui non è mai mancato. Io mi vergognavo qualche volta e mi ammalavo perché pure io piavo l'influenza, lui non è mancato mai. Neanche con me. Neanche con me. Neanche con me, noi abbiamo fatto Rugantino 16 anni dopo la vostra prima edizione. Benissimo, benissimo. E Fabrizio è sempre stato presente, non ha mai mancato. Inserito, io sarei venuto volentieri, ma non mi fa muove. Hai capito? Allora... No, volevo dire una cosa, mi ricordo di Aldo Fabrizi, poi so che Nino ne ha molte più di me perché lui è andato con Fabrizi anche in America, ma a me prima di portarmi alla ghigliottina durante la commedia musicale mi carezzava il collo perché io mi buttavo in ginocchio e dicevo Mastro Di, aiutatemi voi, lui mi toccava e poi senza che il pubblico sentisse, dice sei tenero tenuce. Posso raccontare un aneddoto anch'io Aldo, col tuo permesso? Mi ricordo l'antiprova generale, noi dovevamo fare l'antiprova, eravamo anche abbastanza preoccupati perché non sapevamo il risultato. Ora, giustamente con Giovannini e Garinelli dicevamo facciamo venire un po' di pubblico, facciamo i nostri parenti, le nostre mamme, proprio la gente di casa, così il pubblichetto. Il pubblichetto, quello di casa, quello affettuoso perché insomma ci avevamo anche un po' paura. E allora invitammo, lo dissi anche ad Aldo, faccio venire mamma, insomma io... Non lo so fare come lo fa questo che mi impressiona quando lo fa, è vero, e dice faccio mia madre, e dice beh benissimo, se non che la sera della prova, l'antiprova generale, Lea Massari si ammalò, lo sforzo enorme che si fa in teatro con la gola, andò giù di voce e mi ricordo che Ponti la visitò e disse guarda Lea devi stare a riposo, devi riposare almeno un paio di giorni se no non fai la prima. E allora giustamente dicemmo beh non facciamo venire i nostri parenti perché Lea non c'era, la parte di Rosetta la faceva Fabretti che era il nostro suggeritore, uno col libro che andava col copione in mano, doveva fare però tutti i movimenti di Rosetta e io che morivo d'amore appresso a Fabretti, capito? Che gli strucinava la giacca per terra, io facevo Rosetta mia lui, e Fabretti rispondeva Rugantina, bottetina, già gli stai a fare una voce gentile Rugantina, la botte via non mi piace, sei troppo volgare, vabbè, insomma questa era la cosa, ha detto io famo vedere a queste ma niente, e sentite Aldo che meraviglia, io Garineio, Giovanni mi disse dillo pure Aldo che stava al camerino prima del mio, vado di qua Aldo, allora non fa venire mamma perché dico perché mi fa perché come perché dico manca Rosetta non vede la parte di Rosetta fa Fabretti con i garzoni che i capi non l'avrebbe vista completa sta bella insomma una prova dico senza la protagonista indovinate che mi ha risposto dico ma perché scusa se manca Lea a quei poveri donne gli è sempre mancato qualche cosa. Hanno lasciato Roma per portare per la prima volta sui palcoscenici americani una commedia musicale di Pretta Marca Nostrana. Eccoli a Fiumicino, Bice Valori, Franca Tamantini, gli impresari e autori Giovannini e Garinei, lo scenografo Coltellacci, Toni Ucci, Ornella Vanoni, Rosetta, Nino Manfredi, Rugantino e Aldo Fabrizi, Mastro Titta. Dunque tutti quanti noi un po' ce la facevamo sotto con l'aeroplano, non eravamo abituati io dal Somaro a passare all'aeroplano, sai, col Somaro camminavamo così, quindi beh non è che Aldo non avevamo questa dimestichezza, non è che Aldo prendesse l'aereo come l'aereo, lui viaggiava in aereo un piede attaccato così. Ma perché? Perché? Perché?
No, fatemi no. dire, fatemi dire. Non è una cosa per, no, no, per sfottere Fabrizio. Tanto è vero, c'è che un io, motivo vero. Tanto è vero che io per sfotterlo ogni tanto passavo per una mia, facevo permesso, c'è una prossima, io dicevo. Certo. Perché lui, essendo un po' grosso, Aldo, perché non stava bene, non riusciva a stare seduto nelle poltrone dell'aereo, che allora erano pure più risicate. Comodo. Perché è comodo, non c'è stavo. Allora non c'è una sedia, una cosa. Sì, ci ha portato una sedia per piacere? Perché bisogna per fare lo scherzo. Perché vi devo far vedere come viaggiava Fabrizio. Facciamo conto che questo è il sedile. Questo è il sedile di Aldo, no? Allora lui, intanto stava quasi sempre così, che viaggiava così. Dopodiché noi cercavamo di dimenticare questa cosa dell'aereo, ci distravamo, chi leggeva, chi parlava di altro. E lui invece quando l'aereo stava sulla pista di come si dice, decollaggio e cominciava a rullare, però noi cominciava a fare, stavolta gna fa, gna fa, se no non gna fa. E io dicevo, Aldo, per piacere, non gna fa, gna fa. Ma vabbè, insomma, siccome per andare in America 5 scali, 5 volte sto strazio, non gna fa, non senti gna fa, buca. Tanto è vero che quando sentiva qualche rumoretto anche in volo, si ferma un po', che io sento un po' di puzza da bruciato. Io una notte, adesso vi faccio prima me e poi Aldo. Dunque, una notte. C'è un altro sedile davanti, sì, davanti. No? Ma tre o lui stava tre o quattro sedili più avanti. Allora, lui viaggiava, quindi, ho attaccato così. Allora, la sera poi ci allungavano tutto, ci hanno dato un pleddino, se siamo messi una copertina, lì. Certo. Tutto blu, perché spengono tutte le luci, rimangono proprio quelle lucette. Io stavo così con gli occhi infuocati, sono chiusi, e mentre stavo così, quindi, mi vedo la faccia di Fabrizio che mi guardava. Vedo Fabrizio che mi guardava così, stava con le mani così che mi guardava. Allora apro gli occhi bene, guardo bene, dico, ma come deve stare rivoltato da quella parte? Perché no? Insomma, guardate come viaggiava Aldo Fabrizio. Si metteva in ginocchio così. Perché non c'entrava.